Buongiorno a tutti, siamo a San Filippo Superiore e sono soprattutto in compagnia di Nino Bebba e la sua famiglia. Bentrovati a tutti. Nino, ma intanto per chi mi buttaste qua stamattina? Per il piacere di farti conoscere una storia che abbiamo, che stiamo cercando di recuperare. Cioè? Cioè la coltivazione, recupero la coltivazione tu in mano. Intanto te mano che avemo? Abbiamo già la paglia tu in mano, perché praticamente questa è già stata spagliata, è stato tolto il seme dalle spighe e quindi è pronto per passare alle fasi successive. Benissimo, adesso di questo che cosa facciamo? Uittiamo, bruciamo? Praticamente tu in mano è come maiale, non si butta nulla. Dunque? Almeno non si buttava nulla. Ecco, dunque che cosa quindi, si potrebbe fare? Si faceva. Mentre i chicchi venivano chiaramente portati nel mulino, veniva ricavata la farina di mano, eccetera, eccetera, la paglia prendeva diverse strade e veniva utilizzata per fare dei cesti, dei canestri, le donne stesse, addirittura con il ferrettino dei capelli, che tenevano i capelli, e tutte queste spighe venivano, con tutta questa parte del tuo in mano veniva raccolto e intrecciato. Intanto vedo che hai schiavizzato tutta la famiglia, ma in effetti non penso che si sentano schiavizzati. Dunque, chi è sti in mano? In mano praticamente è di fatto è una segale che è stata importata da monaci che tornavano diversi secoli fa, che tornavano da una missione in Germania nei territori del centro Europa, e praticamente hanno portato questo seme che praticamente se è ambientato benissimo nel territorio e i contadini lo preferivano perché dove lo piantavi cresceva. Si è scoperto di recente, grazie a degli studi fatti all'Università di Catania, che contiene dei beta glucani che a livello intestinale riescono a limitare l'assorbimento degli zuccheri, del glucosio, e quindi praticamente è un ottimo pane per i diabetici o per chi ha problemi di intolleranza alimentare. Ora intanto lì c'è una parte più attiva dove, se non sbaglio, mi pare che si dica avviene la battitura delle in mano, giusto? Due in mano. In mano di fatto è il nome germano è diventato in mano, perché in mano praticamente veniva dalla Germania e quindi si chiamava in mano. Qui abbiamo un veterano, si chiama Don Liu. Don Liu, quanti anni avete? 95. Sì, state scherzando. Ma stai su, davvero. No, a 95 anni travagliate ancora. Ne vuole nudo. Chi vuoi dare una paradanna? Non vuole nudo. Ma tenete bello voi che è meglio. Senta, Don Lio, quant'è che facete sto travaglio? Io ufficio quando ero giovane. Però sto mistero non buscudasto. No, ora, come è la campagna, in quei tempi. Qui aveva questo in mano, Urano, era ricco. Pensavo qui il capolizio, ma ci chiedevo i quartieri. La mamma mi insegnava i quartieri. Per portare i film alla Giana, dalla Ingenata da Montescuderi, lui si rompeva catino e pettorale. Dicendo, mamma mia, come è fare? Guarda sto carretto, quella volta era. Cavallo, me la fai sta Ingenata? Palermo te la faccio una stella, te la faccio tutta impennacchiata e ogni passo tu la sei terra cima. E a d'oro te la faccio una cianciana e quando passo tu la terra cima. Comunque posso dire una cosa, io non ci credo che voi avete 95 anni. Allora 96. Ah, che facciamo ogni 5 minuti? A ottobre, perciò Nino. Abbiamo assistito alla spagliatura, ma adesso con i semi che si fa? Cioè, a che punto è il seme adesso? Appunto, praticamente ancora ci sono altre due fasi da fare, no? Praticamente dopo la spagliatura viene fatta la pulitura, che è una tecnica particolare che abbiamo recuperato, uh-huh. E chiaramente siamo riusciti a recuperarlo, a ricostruire gli arnesi, a farli ricostruire. Dopo che praticamente viene battuto, ci sono chiaramente visto tutte le spighe, c'è un po' di terra, qualche pietra, eccetera, eccetera, e allora qua dentro si mette il in mano e le spighe
e tutto le pietruzze eccetera eccetera rimangono all'interno. Da qua incominciò la meccanizzazione. E una cosa interessante è che prima dell'avvento della plastica veniva utilizzato per fare le ghirlande per il cimitero. Comunque mi sembra di capire con tutti questi esempi che di questa pianta e di questo seme, cioè, non va via niente, non si butta niente. Viene praticamente, come ti dicevo, veniva conservato tutto e quindi veniva utilizzato quasi tutto. Ora siamo riusciti ad oggi a conservare il seme. È stato consegnato al centro di granicoltura regionale come seme, come in mano di San Filippo Superiore, e viene coltivato, facciamo tutto dalla semina alla panificazione, e viene utilizzato in vari modi. Stiamo cercando di farlo diventare un'attività produttiva anche per cercare di aiutare qualche ragazzo a non emigrare. Abbiamo assistito a una delle lavorazioni più antiche di questo grano, chiamato immano. È questo grano molto particolare che, oltre ad avere proprietà organolettiche estremamente importanti, soprattutto per chi non tollera gli zuccheri, ma poi abbiamo anche capito che l'immano è come il maiale, non si butta via niente. Questo perché nella qualità popolare di un tempo non è che si poteva buttare roba. Abbiamo qua un grande interprete di tutta questa tradizione, che è Don Lio, che ne imbroglia perché dice che ha 95 anni, ma invece ha solamente 70 anni, perché a 95 anni con c'è faria già, ma voglio dire, mi travaglia. Don Lio, siete stanco? No, ancora no. Ancora no? A Ghebbe urano ancora? Ancora no, fino a ogni momento non sono mai stanco. Nino, i sacrifici che tu fai per comunque tenere vive le nostre tradizioni, fare in modo affinché le radici del passato non vengano mai sradicate, no? E dopo i sacrifici non si sentono, perché voglio dire, io avrei dovuto smettere negli anni 80 quando ho iniziato, però se le autorità, le istituzioni, gli enti locali ci avessero aiutato, quello che noi stiamo cercando di fare oggi l'avremmo realizzato 20 anni fa. A San Filippo Superiore troviamo quello che di solito la gente appassionata della cultura agropastorale, dell'antica attività rurale, si deve spostare e andare sui Nebrodi, andare in altri siti. Noi ce l'abbiamo a 5 minuti dalla città di Messina, abbiamo un patrimonio inestimabile, con una cultura che, grazie agli anziani come Don Lio, che ci hanno raccontato, siamo riusciti in parte a recuperare. Un popolo senza memoria. Senza memoria è come un albero senza radice. Ora, detto questo da Nino Bebba, che ringraziamo tutta la sua famiglia, che come avete visto nel video è stata qui a lavorare, estremamente ospitale, da Don Lio e da Josef Villari, che viva San Filippo Superiore, orgogliosamente di San Filippo, e con la speranza che non si perda mai la memoria. A voi studio, e noi da San Filippo Superiore vi salutiamo. Salutate Don Lio! Buongiorno, tanti auguri!